Allora, cerchiamo di capire. Chi è? Le vespe? Le vespe? Chi è? Lupo? Ah no, ci sono gli scheletri. Ma fantasmi, scheletri, via, tutto. Mi sono piantato. Allora, ok, abbiamo dei problemi. Abbiamo palesemente dei problemi. Porca puttana oggi. E niente, ma tanto solo queste due bestie qua da evocare. Quindi, cioè, dobbiamo fare andare bene. E dovrai morire over and over. Aspetta, ma scusami, ma prenditela, no? Muoio. Non ci credo. Allora, c'è un problema. C'è un problema di fondo. C'è un problema di fondo che va risolto. Cerchiamo di capire. Perché palesemente abbiamo qualche problemino. Allora, come funziona qua? Io sto facendo questa concentrazione occultista, vincolo mistico, ovvero le armi evocate. Non ne ho. Incantesimi e talenti sui nemici. Non ne ho. Riduce il 30% il consumo di mana. Sì. Va bene. Poi tutti gli incantesimi offensivi. Non ne ho. Riduce il 30%. Più potenti. Gli incantesimi vengono lanciati più silenziosamente. Interessante. Rendi schiavo un nemico. Perché lotti al tuo fianco per un breve lasso di tempo. Se lo schiavo muore mentre il talento attivo esploderà. Allora. 1, 2, 3. Si può fare. Si può fare. Quello che mi chiedo io è. Non c'è. Puoi evocare l'apparizione vincolata all'amuleto. Guarda, vediamo poi. Non c'è vandalo sanguinario, barbaro. Juggernaut. Armatura pesante più efficace. Allora, bisognerebbe cominciare a pensare a queste robe qua. Ora, assassino non penso. Questo era il lupo, frega niente. Questo sono io. No, questo era il lupo. No, Fabbro Arcano. Va bene. E mi sa che bisogna cominciare a pensare di investire qualcosa in armatura. Solo che ha senso finché non ho un'armatura decente. Allora, la proviamo così. Boom. Sangue entropico. Allora, ah, perché me lo mette come potere, vabbè. Non il massimo, in realtà. Danneggia salute, febbre arcana grave. Vedi, io c'ho anche questo problema qua. C'ho anche questo problema, che avendo la febbre così alta. Manto psionico, ti celi. Va bene. Sangue entropico, rendi un nemico schiavo. Allora, qua bisogna cominciare a provare a ragionare in questa maniera qua. Devo cercare di farmi vedere di meno, prima. È inutile che ci vado, dritto per dritto, e poi tanto mi piglio gli schiaffi. Secondo, bisogna cominciare a vestirsi meglio e ad aumentare l'efficacia dell'armatura, che bordello! Allora, corri, ignora il granchio. Dunque, siamo qui. Che è qualcosa. È indubbiamente qualcosa. Io necessito di arco carico, frecce buone. Ah, le sto già usando le frecce buone, pensa. Interessante. Allora, no, oh. Guarda che è una roba. Guarda che è una roba. Allora, carica.
Usa pure questa, non importa. La spada quanto è carica? Sì, ma sti fulmini qualità, non lo so, MP2 avranno quasi rotto il cazzo. Notte gelida anche se... Sto cominciando a stancarmi, no, non pochino. Molto bene, anche la notte gelida è carica. Poi a questo punto probabilmente bisogna un attimo revisionare qua. A questo punto io devo ricordarmi intanto il tasto dei poteri. Devo entrare piano piano piano. Rilevato. Ecco, capito? Piano piano. Allora, non c'è problema. Boh, niente, io tiro i cazzotti perché mi diverto. Allora, adesso questa appena si avvicina gli lancio il potere, eh. Avvicinati. Vieni. Non ce li ho dietro, no. Ce li ho sopra. Eccoti. Sei in modalità selezione. Scegli il bersaglio del tuo talento spostando il mirino su di esso. No, è questo. È questo. Evidenzia lì. È lui, è lui. Come si evidenzia? Che succede? Ma non è mica funzionato. Scusami, eh. Ah, è troppo potente per l'incantesimo. Capito? Utile, eh. Molto utile. Comincio ad infastidirmi, onesto. Capiamoci. Qua ci deve essere qualcosa che mi può aiutare. Tipo, tutti quei libri, eccoli qua. Incrementa l'abilità armatura leggera. Costa un punto apprendimento. Ecco, vedi, il discorso era questo qua. Il discorso era che giustamente tiro. Allora, aumenta l'armatura leggera. Va bene. Blocco, elementalismo, magia della luce, mentalismo che non sto usando. Tiro. Tiro. Sì, non so cosa sia cambiato, eh. Onesto. E se io facessi così? 60 secondi. Sono invisibile. Ma non è vero. Ma ero invisibile. Ma cazzo! Ma guarda che siete una roba. Ma allora cosa servono? Ma scusa. Mi seguono? No. E non si riattiva mica tra l'altro il manto. Ma guarda che vergogna. Ecco. Allora. Non importa, abbiamo fatto... Abbiamo già fatto un pezzo. Non basta. Tra l'altro ogni pozione che bevo peggiora la febbre. È una roba bestiale. Allora, non importa, siamo dentro. Da una maniera o nell'altra siamo dentro. Rifa. Il sangue entropico. Un nemico schiavo. Grado 1, giustamente sarà per quello che non posso... A parte che non ho mica capito come cazzo si seleziona. Senti. Ma perché dietro se io ti lancio davanti? Zeta. Sono in modalità selezione. Il primo bersaglio è diventato mio? Ti ho selezionato. Ti ho selezionato. Non ho capito. Non sto capendo. Ma non sto capendo. Selezione... Allora. Zeta. Niente, eh. Com'è che si seleziona? Stanchino, eh.
Sono stanchino. Allora, può essere per caso il tasto azione? Tipo, faccio così. Eh no, ma non è vero. Ma scusami, porta pazienza. Adesso non fatemi incazzare. Cioè, da un salvataggio all'altro mi tieni il cooldown. Niente, boh, blocca tutto. Aspettiamo il cooldown. Allora, capiamo. E sto cominciando a stufarmi. Io arrivo qua. Uso Z sul primo. Porcazzozza. Va bene, non importa. Il nemico è troppo potente. Va bene, ce n'era uno qua. Non lo stai facendo. Non lo stai facendo. Non lo stai facendo. Il nemico è troppo potente. Ciao. E poi lo annulli anche o contiamo di... ciao. Niente, onesto non lo so. Perché... Ma cosa ti laghi? Spieghi che cazzo ti laghi. Niente, non lo so. Sono abbastanza... Non è manco qua che devo andare, tra parentesi. Ma scusami. Allora. Qua in qualche maniera bisogna fare. Qua in qualche maniera tocca fare. L'orso sta già per morire. Non c'è problema. Com'era? Così? Eh no! E mi avete rotto il cazzo. Ma avete rotto la minchia. Niente, ma guarda che tolgo niente, eh. Tolgo proprio niente. No, ma guarda che è una roba devastante. Niente, mi sembra palese che qua posso solo prendere degli schiaffi. E non so bene che fare. Sono ficcato in sto casino. Ma in una maniera o nell'altra qua tocca uscirne, eh. Non è il momento. Manco evocando... Niente, tocca correre ai ripari. Non posso fare niente. Le mie evocazioni sono troppo deboli. Io sono troppo debole. Questi mi scannano. Tocca fare così. Vediamo se funziona. Or what? Hear my words, O path abiding people of this holy city. Many of you may have heard it already. Ora, se non sbocco, cerchiamo di capire. Speravo di non. Ciccia? Speravo di non. Silenzio, troppo casino. Dicevo che speravo di non tornarci più in sto posto, però qua palesemente tocca. Allora, bisogna capire un paio di cosine. Bisogna capire intanto quante monete ho. Non è che siano tantissimissime. Però,
Intanto avevo da vendere robe che non mi vengono valutate, ma veramente niente. Porca zozza. Attenzione. Liuto di Ironford. Liuto di Ironford non è quello che... Non è quello che... Scusami. Fermo. Poesie recluse. Guardalo lì. Ma pensa. Ma allora... Guarda. Sai cosa? Va bene. Dispendo. Stai zitto. Guarda, io spero che almeno mi paghi bene, sto scemo. Quanto c'ero stato a cercare di capire sta roba anche? Ma dov'è finito? Allora. No. Do you need to shut up? Allora. Fai... così. Andiamo. Allora, a questo punto sono cambiato un attimo le priorità. Perché? Palese che il mondo intorno a me comincia a diventare fin troppo aggressivo. Quantomeno per rispetto a quello che mi posso permettere. Poi, non ho soldi, perché adesso ho curiosato un attimino. Non ho abbastanza soldi per... Non ho abbastanza soldi per comprare libri di apprendimento. Ora, a questo punto, non sei tu. Per favore, stai zitto, lasciami in pace, avete rotto i coglioni. Dov'è? Molto bene. Siamo riusciti a capire che andava acquistato. Se non me lo ripaghi, ti ammazzo. Tieni il liutro di Bella. C'è qualche possibilità che questo abbia a che fare? By Malthus, where did you get that? Guarda. You didn't buy it from that cutthroat, did you? Please, let me see it. I need to know it's real. Te lo spacco nella testa. Se mi dici cosa riguarda... No. Te. Thank you. Frega veramente niente. By the name of the sun, yes, that's hers. And Vera was right. Vera. I don't know why you're doing this, but thank you. This really means a lot. Pagami. Chi è Bella? What? No, Bella, she was my daughter. She left us one moon's turn and a day ago now. Un giro di luna e un giro di culo. Mi spiace sentirtelo dire. Che cosa le sarà mai successo? Flesh maggots, she... Azz, che schifo. A week before we found out, she had met this young man, you know? Si è sposata uno zozzo. Oh, you should have seen her. There was so much life in her, so much joy. And then, all of a sudden... No, it just isn't fair. Guarda, le mie condoglianze per quel che vale. Ho perso... Caro amico, ne ho persi due. In realtà, nel senso che uno me l'hanno ammazzato davanti agli occhi. E poi onesto non ho neanche... mai avuto il tempo di fermarmi un attimo ad elaborare il lutto. Così, cioè diciamo... Ora, in questo momento, effettivamente, a pensarci. E poi l'altro, invece, vabbè, è partito, è salpato. Adesso però è stata una piccola incomprensione. Non avevo capito che stava aspettando una... Bella la pianta, qua. Non avevo capito che stava aspettando un mio cenno per rimanere, capire... Cioè, nel senso, mi pareva di essere stato abbastanza... Però, niente. Pare di essermi giocato... Anche questo, due amici aveva, palesemente, data così, quindi condoglianze. E... Però, gradirei che mi venisse rimborsato il liuto. You did. Insomma. I'm sorry to hear that. She was a poet, you know? She could guarda. Play the lute and sing like no other. And she even taught herself how to write. Vera, my companion, and I, we thought she would one day travel through the lands and become a bard. Sai che? Ci ho fantasticato spesso. I'm sure you have better things to do than listen to me grieving. But in case you want to know how her loot ended up in that bastard's no, hands. Non proprio. They had debts. And only 3 weeks after Bella left us, a Duneville caravan that carried a year's load of iron for us got robbed. But of course, neither that nor our loss made any difference to that cutthroat golfer.
and he threatened to get me thrown into jail if I wouldn't pay by the first day of Star Summer Night. Well, I suppose you can connect the dots for yourself. No. The loot was precious, and we didn't have a choice. But still, it felt like selling a part of her. Però ascolta, Ciccio. And until now, we had nothing left of her. Scusami, ascolta una roba. Beh, quale scrigno? Scusa un attimo, fermo. Rallenta. Mi avevi detto che era stato... Non era stato rubato sto cazzo di liuto. Com'è che gliel'hai venduto te? E io ho dovuto ricomprarlo, tra l'altro. Quale scrigno? Her treasure chest, that's what she called it. She kept her songs and poems in there. Dov'è? Lo scrigno? Unless she considered it perfect. You know how poets are. Guarda. Now she's gone. And only she knows how to open the casket. Ma ci penso io. Tu sei uno scassinatore. Perché? Sulla base di cosa? I should. But the casket was a present I made for her myself. And I made the lock special. Ecco. It's a complicated mechanism, but simply put, there are four bolts that need to be pushed in a certain order, quando... and only then will it open. Of course, I could smash it, but who knows what would happen to her things. If I somehow destroyed them, I would never forgive myself. Ascolta, myself, ma... Cioè, tu hai fatto un lucchetto che tu stesso non sai come... non puoi aprire. L'hai fatto tu, non puoi aprirlo? Insomma, complimentoni. Per tutta la gestione della questione, la vendita del liuto, il lucchetto. Capisco. E quell'iscrizione, quell'incisione sulle lettere del liuto che non ho visto, o meglio, a quanto pare ho visto, ma non ho visto. Yes, left, right, left, down. Prego, sinistra, destra, sinistra, basso. 12 volte? 15, mancano 8 indizi. Sai se tua figlia... Che casino. Sei proprio sicuro non si possa spaccare il lucchetto, usare una magia della roba. Aye, I'm quite sure she did. Vera and I have ideas as to where, but at the moment I can't afford to spend a single day without work. Ci penso io. Look, you were very generous to me. No. I know it's a lot to ask for. Ti preoccupare. Do you think you could help us? Manca solo. Manca solo, faccio io. Effettivamente a pensarci nessuno. Mi assicura che poi io mi possa... nessuno mi assicura cosa c'è nello scrigno e nessuno mi assicura che io mi possa tenere... Cosa c'è per me? I don't know. We hardly have anything left, so I cannot pay you. But maybe I could share my knowledge as a craftsman with you. And the Lord would surely bless you for your generosity. Ti assicuro che gli sto antipatico al signore. Comunque, non è un problema, dai. Andiamo a vedere sto scrigno. Thank you. I'm not asking this lightly, but you seem like a good fellow. Guarda, that is rare these days. Sono la persona Bella più brava. This book of poetry, the Red Ballads. Ballate rosse. And there was one particular edition she always rented from the Ark Library. C'è una biblioteca. I hardly have any coin left to borrow it, but I'm almost sure she left a hint there. Sì, va bene. Aye, there was a place Bella always visited when she had spare time. She worked on her poems there, I think. Sì. It's not far from the harbor. Do you have a map? Sì, te. There. If there. She left another clue, it must have been there. Thank you. I mean it. I will pray for non farlo. Non farlo che porti sfiga, lo dico per esperienza. Va bene. Esamina la caverna dalla baia dei re, esamina la notizia sulle allora. Non è molto, ma è qualcosa, anche visto e considerato che solo uno. Anche visto e considerato che tutto sommato qua bisogna diventare più forti in qualche maniera, ok, diciamola così, per usare termini non meta. Quindi qualcosa qua bisogna inventarsi. Questo è il mio scrigno, sì. Ma c'è qualcosa di utile nel mio scrigno? Decisamente no. Ci sono i libri che ho già letto, c'è della roba, c'è anagrafie, cazzi. Va bene. Allora, l'obiettivo è questo, allora. Fare commissioni. Niente, io speravo. No, ma giriamo il mondo. Cosa capita, capita. Niente, piglio le sberle. Non importa. Si effettuano commissioni. Si diventa più strong. Per favore, state in silenzio. E poi è andata così. Basta, questo bisogna fare. Io a questo punto cosa ho ancora da fare ad Ark? Visto che tanto siamo qua. Poesie recluse e va bene. Io non so cosa salva i campioni. Ah no, questo è quello che mi stavano scannando prima. Va bene. Questo. Cerchiamo
cerchiamo un banco da spiritualista. Allora, c'è la fossa polverosa. Che onesto, non l'ho mai manco considerata finora, ma d'altronde so soldi ed è allenamento. E quindi mi sa che si fa. Va bene, accampamento di Patira, segniamolo, ma tanto sarà fuori, non importa. Trovi lì la novizia scomparsa da Ark. Si aggira nel quartiere. Vai, la troviamo Elia, non è un problema. Basta che mi pagate. Cerca il nascondiglio, direi che non lo cerco il nascondiglio. Compra un atto. Vediamo quanto costa l'atto. Cerca un artefatto Pairian. Data così. Consegna Kurmai 5 uova, non ce le ho. Scopri l'uso. Chissà. Scoprirò mai. Ricercati a Riverville. Noi non siamo a Riverville. Macellaio di Ark. Va bene. Raccogli informazioni. Va bene. Allora. Robe a questo punto ce n'è. Posso andare in biblioteca. Posso andare al tempo al tempo di Cristo, al Tempio del Sole, e a vedere se hanno un banco da quello lì per le anime. Allora, facciamo un bel giretto, ma non urlare, ma non è possibile, ragazzi. Dove sono i cartelli? Tac. Allora, facciamo un giretto al tempio, vediamo se troviamo sto banco, da lì in poi vediamo che succede. Se trovo il tempio. Ero qua che giravo, un po' così, un po' esplorando, cercando il cazzo di banco, delle robe esoteriche bestiali lì al Tempio del Sole, e guarda cosa ho trovato. E guardate cosa ho trovato. Ora, a parte il simbolo magico che va bene, ma soprattutto, io, guarda, abbiamo parole da spendere. Ero lì che giravo completamente, ma completamente a caso, anche tra l'altro facendo dei test, visto che non sono mai contento, mai. A te carichi della chiave. Raga, ste chiavi avete rotto, ma veramente... Veramente un attimino. Ok. Piano piano. Ce l'ho il lupo at the ready, sì. Allora, cerchiamo di capire. Tutto finto? Lo prendo come un sì. Va bene. Cesta, metti mai. Vabbè, dammi il rotolo di carta, non lo so. Pensa, quindi dietro, ma soprattutto la domanda è: com'è che questa aveva una torre? Ma soprattutto com'è che ho l'impressione che mi prenderò dei grandissimi schiaffi? No, quel che dicevo. Com'è che questo ha una torre nascosta dietro il Tempio dell'Ordine? E nessuno gli dice una sega? Ma soprattutto nessuno ne fa menzione quando vai a parlarne in giro. Perché non vedo la vita dell'orso? E Gino, tutto a posto? Buon riposo. Però... perché non mi mostra più la vita dell'orso? Perché c'è sempre un problema. Che risolvo un problema, modifico una roba. Sali del mare. E ne sbuca un altro. E vedi di andare, va? Corri! Va! No! Bastiano! Ma quanti tra la... è morto l'orso? Aspetta... e sarà già... Gaute? No! No! E beh...
E Gino, scusa, sai un po' cosa devi fare, ma non ho capito. Cazzata. Io continuo a non vedere la vita dell'orso. Abbiamo un problemino. Why don't I see vita dell'orso? Cazzarola. Impostazioni, robe. Boh. Vabbè, per carità. Basta, basta. Sicuramente più immersivo senza. Quantomeno. Tra l'altro, io faccio una domanda. Sono un mago. Tecnicamente, oramai. Ma per quale motivo non sto facendo... vabbè, però aspetta, adesso stiamo... No! Ah, ecco il motivo! Ho paura del fuoco. Fermo. Dimentichè. Facciamo... punta di ghiaccio. Di ghiaccio. Mi arrabbio. Ok. E poi mettiamo... magari evoca orso su sinistro. Molto bene. No, nel senso che... sì, c'è da dire che ho la febbre altina, eh. E non ho ancora trovato una maniera di abbassarla che non sia l'ambrosia che costa come l'anima del Signore. C'è la pipa, in teoria. Non ci penso mai, ma effettivamente potrei... potrei fare una spipazzata! Ma ho messo... sto togliendo qualcosa. Ha resistito. Hai capito? C'è un motivo. Senti, d'altronde... ma tra l'altro perché frecce di ferro vecchie? Scusa. Dicevo che d'altronde... se sono bravo in una scuola di magia... ci sarà un motivo. Stick to quella. E boh, è andata così. Tra l'altro tutta sta caverna era di formazione naturale, l'ha costruita lui. Attacca. Sbrana. Evocato guardiano. Riesci più a capire una sega. Ma com'è che c'hai l'orso davanti e spari a me? Queste cose le capisco un po' poco. È morto, vero? È morto l'orso. Na 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 na. Beh, poi vedi, uno deve finire a usare l'arco. Che la verità è che faccio cagare anche con l'arco. Però incredibilmente fa più che madò. Aspetta, devi scappare. Inizia ad essere stanchino di piglia schiaffi, eh. Ve lo dico. Dopo un po' uno si stufa, va bene. Una volta, due, poi uno si stufa. Allora. Salvataggio automatico ha rotto le balle. Rendi un nemico schiavo? Proviamo. Proviamo. Boh, ma ti sembrano dei versi da fare? È troppo potente questo incantesimo. Avevi dei dubbi? No, così. Così. Allora. Anice. Perché anice la vita me la dice, l'orso no? Ah. Te. Perché anice non attacca più? Ho come l'impressione si sia buggato tutto. Vabbè. Io non mi lamento, guarda. Bravo. Oh, va a finire che qua è più utile il lupo dell'orso. Va bene, uno è andato. Allora.
Vai. Tanto presumibilmente richiede anche meno mana. Attacca! E però... Guarda che avete scassato la minchia. Bra. Qual è il discorso? Perché il lupo gli fa di più? Una questione di DPS? Allora. Pappa. Flusso. Che non ho ben capito, onesto. Si rigenera più velocemente, ma se tu non la rigeneri per qualche motivo, serve a... Al cazzo, presumibilmente. Allora. Vai. Scusa, lo so. Ma fa male, tra l'altro, quando ti rievoco, perché non ho ancora mai capito. Spostati. Spostati. Vabbè. Però scusa. Porco. State rompendo veramente. Save finished. Ce l'ho una protezione dal fulmine. Oh. Corri Cristo. Cazzato. Guardiano invocato, una creatura di Yu-Gi-Oh! Te. Allora. Va bene. E un altro è andato. Quindi. Spuntino, perché palesemente se no sta andando a finire a schifo. Te, mangia il dolcetto. Porca zozza quanto cura il dolcetto. Ma capisci che allora uno che cazzo le beve a fare le pozioni? Cioè dolcetti. Dolcetti non mi aumentano la febbre arcana. Ho sempre detto io che la soluzione a tutto è essere un sacco di merda. Attacca quel coso! Cadi di giù. Non importa. Puoi non schiacciare i tasti a caso di continuo, per favore. Vai! Non arrivano le frecce? E non va bene. Ah, aspetta, forse arrivano. Boom! È morto Anice. Oh, Gino! Fai gli scherzi, fai le finte. Attacca, attacca. Attacca banda che... Sparo una. E giustamente penso Anice abbia anche meno vita. Queste cazzo di esplosioni sono fortissime. Sfondano le orecchie. Dov'è l'altro? Vai, vai, piglialo. Sono giù, sono su, non si capisce. Allora. Ma sto camminando o correndo? Sembra di essere lento. Sembra anche di non saper usare i tasti. Pensavi, che non avevo più un lupo. Pensavi male. Dov'è? Spara nel... Cioè, mordigli. Io sparo, tu mordi. Forse. Ah, è lì sotto. Oste. Vieni, va. Teschio evocato. Se non ti... Sparo nella... Basta, raga. Minchia, altri due. Collezionabili più brutti e stupidi della storia. Allora. Minchia, cos'è quella roba là? Diamo Maluccio qua. Io non ho delle trappole. Avevo delle pergamene, parapunta, respirate e trasferuna. Lanciato su una superficie, elettricità, giustamente, questi sono elettricità. Porco! Allora, qua bisogna capire delle robe. Perché... Dei nemici caduti? Ho fatto una cazzata! Anche perché i nemici caduti immagino di doverli targettare, se no mi assorbo giusto la punta del cazzo. Va bene. Anice sta morto. Orso bruso. Urla. Sono caduti di nuovo di sotto.
Devo imparare a evocare le... a evocarle io ste bestie qua, che sono delle... sono delle bestie. Puoi morire, per favore. Grazie. Doppio. Cazzo, era doppio. Attacca. No. No, devi attaccare. Ascolta, però... un po' di più. Che dici? Aumenta sta salute. Per favore. Ma per favore. Chissà se riusciamo a organizzare una balestra, perché l'arco palesemente non è che sia facilmente praticabile. Allora, avevo una cosa qua, una runa bestiale. Te. Destro. Prova a venirmi vicino, sei le palle. Brutto picciu. Allora. Michè. Ok. Allora. Cerca di non farmi saltare tu la runa, se puoi. Fanghiglia elementale bestiale. Tacca! No, sei troppo gigante. Ma sei brutto, tra l'altro, una roba... No, ma come faccio? Come faccio? Ma poi la runa non salta? Oh, madonna. La zanna! Grande, boh. Fanculo la runa. Vabbè, l'ho sprecata. Le... prego? Insomma. Assorbe 11 punti. Elisir. Salute di un alleato. L'alleato è andato così. Cosa ci faceva con ficca... Scusa, se puoi... No, ascolta. Perché se non ci passo, se no... Se puoi spostare questo... culone gigante! Serio? Allora, o di lì o di là. Da qualche parte ti devi levare. Adesso è una questione di... Postati. Zitto! Basta, finito il combattimento. È una questione di principio. Ma serio? Vabbè, ci passo ora, eh? Schiacciarmi un po'. Ma ci passo! Vaffanculo. Va bene. No. La sensibilità è un po' alta? Decisamente. Dimmi che lui... Elisir. Fiore del sogno. Ho completato i segreti? Così a caso? Che segreti ho completato? Chiave del nascondiglio. C'è un po' di... Ascolta, basta. Bravo, mettiti giù. Leggi quaderno. Anche se molte di queste note siano inzuppate d'acqua e illeggibili, è ancora possibile decifrare alcuni passi. Sembrano essere stati scritti dal Magister Iero. È vero, sembra che sia scritto. Madonna, raga, che font. E hanno a che fare con una pianta, il fiore del sogno. Quella che segue sembra essere la parte che ti ha suscitato maggiore interesse. O decidi te cosa mi ha suscitato l'interesse. L'ipotesi che il fiore del sogno abbia un effetto tanto drastico sul corpo umano è un'idea sbagliata, secondo me. Non esistono spiegazioni alchemiche per questo. Al contrario, ritengo che alteri i legami dell'arcanista con il mare delle eventualità in una maniera tale da permettere a chi ne fa uso di saltare da una fibra della realtà all'altra, sempre verso quella che produce il miglior risultato in un dato momento. Attenzione. Sono necessarie ulteriori ricerche, ma vedo del potenziale. Pezzo di picciu! Sai che anch'io...
Anch'io vedo il potenziale. Posso creare della... Ma crea st'ambrosia! Ma crea subito! Space! No? Come si fa? Cosa sto sbagliando? Ah no, space è cerca, non è crea. E allora perché... Ah, devo selezionare... Ma sarete degli spaccoglioni. Potevo cliccare su ambrosia e basta. Va. Non è che ne avessi tantissime in realtà. Vabbè. Vigore, sangue di lupo. Sangue di lupo era quello che... Interrompi l'alchimia. Chissà. Sangue di lupo. Se magari non è... Ma questo è lui o è... O è uno su cui studiava, per capire. Pare che questo quaderno sia stato scritto da un magister che svolgeva delle ricerche su una pianta, il fiore del sogno. Alcune parti attirano particolarmente. Parte che al limite sarà alcune. Ma poi soprattutto niente. Decidere loro. E dunque gli aliani nativi di nativi di Torino riservavano ai loro migliori guerrieri i fiori del sogno. Ridotto in poltiglie, mischiato a sangue di cuore umano. No. Solitamente preso da un nemico. Una gemma dell'anima e un pizzico di brillacenere, ma soprattutto tanti pensieri positivi, diventa una pozione che viene data ai guerrieri durante una cerimonia. Secondo i miti pare avesse effetti sorprendenti. Non solo la pozione ripristinava istantaneamente la salute, ma benediva chi la beveva donandogli una vita felice e soddisfacente fino alla morte. Boh. Sebbene sembra essere una superstizione, pare ci sia almeno un fondo di verità. Delle scoperte archeologiche hanno svelato che alcuni tra i guerrieri aliani godevano di un'ottima salute persino in età avanzata. È un vero peccato che il fiore del sogno non sia ormai introvabile. È trovabile o non è trovabile? Non sia ormai introvabile. Però scusa. E logicamente non me lo fai trovare un fiore del sogno qua. Tra l'altro, scusami, c'era una ricetta. No, fermo. Non c'era una ricetta. Non ho pescato una ricetta da qua. Tomo. No. E adesso prima che la trovo, ciao. Data così. Sangue di lupo. E ambrosia. Io sono sicuro... Ma sono immaginato ricetta fiore bestiale. Ci sta, che io me lo sia immaginato. Sono capacissimo di essermelo immaginato. Vabbè, e ora? Nel senso che, va bene, siamo venuti qua, abbiamo scoperto che... Lo abbiamo scoperto, però... Segreti. Dopo è finita. Forse mi darà aiuto in seguito, poi vediamo. Niente, ho trovato la ricetta per l'elisir, però l'elisir è andata così.